C'è una frase che mi porto dentro da tantissimi anni, da quando l'ho lessi su Elle, che dice che l'hip hop è energia, l'energia non si distrugge, cambia solo forma. Quindi l'hip hop si trasforma nel corso degli anni. È nato negli anni 70, ha passato tutti i 70, tutti gli 80, tutti i 90, nel 2000 e nel 2022 è ancora diverso. Quindi, però la chiave è sempre la stessa. Questi ragazzi hanno avuto un linguaggio e con questo linguaggio, che a loro veniva naturale perché ci sono nati, hanno parlato con i loro amici. I'm outside with the old boy, yeah. I'm outside with the, I'm outside with the, yeah. I'm outside with the old boy, yeah. I'm outside with the, I'm outside with the, I'm outside with the old boy, yeah. Yeah, I'm outside with the old boy, yeah. Il documentario La Nuova Scuola Genovese inizia a nascere a livello strutturale 3 anni e mezzo fa, nel senso che ci siamo visti con Yuri Della Casa e Paolo Fortati, che sono i registi, in Piazza Matteotti e abbiamo iniziato a trasciare quello che poi ci ha portato a sviluppare il progetto. Nella mia mente in realtà c'era da parecchi anni. Facendo giornalista musicale ho avuto la possibilità di intervistare sia quei ragazzi che a fine anni 50, quelli che sono rimasti, che a fine anni 50 hanno fatto la storia della musica italiana partendo dalla Foce, non distante da qua, con la grande canzone d'autore. Sì, ho avuto il piacere di vedere anche la nascita e lo sviluppo di un altro gruppo di ragazzi che invece sono partiti più che altro dal Ponente Ligure, Drilliguria, Wild Bandana, nello scrivere anche loro pagine importanti della musica italiana. E lo hanno fatto con delle similitudini, erano due gruppi di amici, sia quello di Paoli, Tenco, Bindi, Lauzi, sia quello di Tedua, Izzy, Vaz, Disme, Bresh e tutti gli altri. Tutti i due gruppi hanno tentato di raccontare Genova, i sentimenti, la vita, la strada in modo diverso da quello che era il trend di quegli anni. Hanno iniziato per gioco, quindi non pensando lo facciamo per le classifiche, lo facciamo per chissà cosa, lo facevano per esprimersi, dando un peso specifico sia a quelli di allora che a quelli di oggi alla parola. Quello che unisce questi due mondi, questi due gruppi, secondo me è la parola, che è innegabile che a Genova abbia un peso. Il rap a Genova esiste da tantissimi anni, ma veramente da chi tiene la telecamera in questo momento può dimostrarlo come parte attiva. Esiste dagli anni 90, prima ancora degli anni 90 c'era chi faceva il rap a Genova, però è stato proprio una roba di step diversi. Un tempo il rap parlava al rap, era veramente autoreferenziale come questione. Non c'era un'apertura verso l'esterno, ci sono stati degli esempi, però sul nazionale, su Genova è sempre stata una roba veramente molto molto settoriale. La grossa differenza che c'è stata negli anni 2000 è quando dei ragazzi hanno preso, tra virgolette, la tradizione rap del rap genovese e l'hanno portata ai loro compagni di classe, alle scuole. E secondo me il punto di volta è stato un po' il passaggio di palla tra la generazione di un Albe Ok e la generazione di un Dala. Quello è stato il punto. Ha aperto un mondo, un po' quello che a Milano ha fatto i Dogo. Hanno parlato alle piazze, hanno parlato ai bar, hanno parlato a quello. E quindi il rap è diventato realmente popolare. E questo ha permesso alla generazione successiva di poter avere le chiavi per parlare davvero a tutti. Tra l'altro, partendo proprio dal tuo ragionamento, mi viene in mente, perché poi è la stessa cosa che hanno fatto i cantautori. Esattamente. Mi viene in mente una frase di Paoli, il documentario ha vari incontri fra la vecchia generazione dei cantautori e la nuova generazione di rapper. Quindi c'è Gino Paoli che incontra Tedua, Izzy che incontra Dori Ghezzi, Bresh che incontra Cristiano De André, Demo che incontra di Studio Stile che incontra Gianfranco Reverberi. E proprio Paoli dice, noi volevamo riportare la verità nella musica e parlare alle persone con il linguaggio delle persone. Io non credo che non ci sia stata neanche la volontà di fare quello. È venuto proprio naturale. Cioè, noi abbiamo dato in mano, dico noi nel senso il rap ha dato in mano a questi ragazzi un linguaggio, perché è innegabile che il rap sia il linguaggio delle generazioni. C'è una frase che mi porto dentro da tantissimi anni, da quando l'ho lessi su Elle, che dice che
l'hip hop è energia, l'energia non si distrugge, cambia solo forma. Quindi l'hip hop si trasforma nel corso degli anni. È nato negli anni 70, ha passato tutti i 70, tutti gli 80, tutti i 90, nel 2000 e nel 2022 è ancora diverso. Quindi, però la chiave è sempre la stessa. Questi ragazzi hanno avuto un linguaggio e con questo linguaggio, che a loro veniva naturale perché ci sono nati, hanno parlato con i loro amici. Assolutamente. Come succedeva nel Bronx negli anni 70, negli anni 80, quando crescevano i primi gruppi rap. E quindi per loro non è che hanno detto dovevamo parlare della verità, cioè io non penso che Tedua si sia messo a dire la verità, no? Tedua ha parlato come parlava con i suoi amici e ci ha fatto dei pezzi. E questo ha creato un immaginario su cui tante persone si sono rispecchiate. E questa è la grossa differenza che viene da quel rap lì e il rap che è venuto prima. Il rap che è venuto prima parlava ai rapper, io parlavo ai rapper, capito? E quindi perché il riferimento era quello, tu facevi hip hop per quelli che facevano hip hop per la tua scena, perché noi siamo stati cresciuti così. La grossa differenza è che questi ragazzi hanno assorbito il linguaggio che noi abbiamo assorbito e l'hanno portato nel loro essere quotidiano. Quindi non eri più il rapper sfigato nella classe, eri il figo che faceva il rapper e quindi tutti ti seguivano. Tra l'altro proprio Tedua, è verissimo quello che dici, anche lui nell'intervista, nel documentario dice è qualcosa che è venuto spontaneo, no? Mentre Paoli in realtà... Non sarebbe stato così vero se non fosse stato. Mentre Paoli dice noi in realtà volevamo fare una lotta all'ipocrisia perché la musica in quegli anni lì era ipnotica, cioè non ti faceva pensare da sole, cuore e amore, invece noi volevamo fare dell'altro. Tedua dice noi invece non ci abbiamo neanche pensato, l'abbiamo fatto naturalmente. E dice un'altra cosa interessante. Dice Genova ci ha cullato con la scuola di chi c'era prima, con il freestyle. Lui per esempio dice che una grande attenzione alla parola gli è stata trasmessa per esempio da personaggi icone come BLNK, perché lui andava in piazza e sentiva tantissimi ragazzi che facevano freestyle e lo facevano bene. E poi chiudo il discorso e ti rilancio la palla. E poi anche le famiglie. Mario per esempio, ma questo lo racconta anche Diego, hanno assorbito gli insegnamenti delle famiglie che nelle case ascoltavano la musica cantautorale. Lui racconta per esempio che rimase stregato dal testamento di Tito. Questo mix di varie componenti poi hanno portato i ragazzi adesso, i Drill Ligure e Wild Bandana, a scrivere in un certo modo. Il freestyle a Genova è una tradizione che va da veramente indietro. Io mi ricordo che andavo nel 96 ai Govi e c'erano i cerchi di freestyle con chi voleva entrare, c'era un personaggio come Dema, un personaggio focale del rap genovese, e lui chiunque vedeva che pantaloni larghi a Genova lo beccava, diceva vieni a far freestyle, anche se non lo faceva, lui veniva e faceva freestyle, e se non lo faceva lo imparava, capito? E quindi lì ci si è creata una scuola, non sapevi far freestyle, lo imparavi, lo facevi bene, e chi era già bravo già apprendeva, e lì è da lì che sono uscite persone come chi ha fatto le battle, le prime tecniche perfette, BLNK, veniamo tutti da lì. Da una scuola che si metteva lì in piazza a reppare. E quindi secondo me una roba come quella che avete fatto, che mette il focus non tanto sulla storia del rap a Genova, infatti, assolutamente, però è un documentario importante perché mette in relazione due mondi diversi, due epoche diverse e due scuole specialmente che non è che sono rimaste qui, l'hanno portata fuori, cazzo, cioè tutta l'Italia parla di sta roba qua. Genova Pari l'ascoltano da tutte le parti, Tedua l'ascoltano da tutte le parti, non è rimasta in piazza Sarzano o dove stiamo adesso, è andata a tutta l'Italia, e questa è una cosa fuori di testa ed è forte che l'abbiate fatto. Quindi da attivista hip hop genovese che adesso non sta più a Genova e vede le cose da fuori, grazie.